amiche ed amici vicini e lontani, allegria dal dilettante dello svapo. Adesso siamo in clima festivo, diciamo, ci sono le ferie, ci sono le vacanze, tutti si recano al mare, adesso il mare sta forza 5, forza 4, forza 6, quando fa forza mo, andiamo tutti al mare e partiamo con i nostri vaporizzatori personali, ci metteremo in spiaggia e degusteremo i nostri liquidi preferiti. Sigla! Andiamo nella foresta, il cucù aspettar, ai piedi di una quercia lo stiamo ad ascoltar. Cucù, cucù, l'amore non c'è più. Cucù, cucù, il cucù lo sei tu. Allora quest'oggi, carissimi amici, farò una recensione breve, tipo un intramusco, una botta e via, zac, per presentarvi questo liquido del quale ultimamente si parla molto, e è molto osannato, alle stelle proprio è portato questo liquido per la sua bontà. Ma adesso vedremo se queste cose che ho sentito si trasformano veramente in realtà o se sono soltanto delle favole. Parleremo di un liquido, non so precisamente di dov'è, o è americano o è greco, boh, non lo so, penso che sia americano comunque, della Teleos Breakfast, ovvero il The Milk. Vedete la boccina? Questo è da 30 ml, questo The Milk, il latte, con il tappeto, che sono per mettere le gocce, vedete? Il colore giallo scuro. Dall'analisi olfattiva si sente un forte profumo e odore, aroma di latte condensato con cereali, non si capisce molto bene, però un odore molto forte e pungente. Questo The Milk, non c'è nulla al di fuori, non c'è il triangolino di sicurezza, non c'è il bugiardino all'interno, è da 30 ml, non c'è niente, diciamo che non so io cosa contiene, so soltanto che è 30 VG e 70 PG. Adesso noi lo proveremo, come sempre, con Nitrous Mini e il stick 20 watt. Vedete, ho rinforzato il Nitrous Mini con questa bella mascherina, è molto più carino. Andiamo quindi con lo svapaggio di questo The Milk. 3, 2, 1, 0. Dalla degustazione di questo The Milk si sente proprio un sapore di cereali e rimane questa base di latte. Però sono dei cereali fruttati, in quanto si sente anche della frutta. Ma io questo liquido lo faccio molto simile al Loop Ninja, del quale feci anche una recensione che voi potete andare a vedere sul mio canale. Diciamo che si avvicina molto al Loop Ninja. Non trovo questa novità, cioè io non è che vado proprio pazzo per questo liquido, ce ne sono molti altri che mi piacciono ma molto di più di questo, perché veramente è stato osannato, portato alle stelle, ma realmente vale poco e niente, diciamo la verità. Io non farei follie per comprare questo liquido, l'ho comprato su Svapo Web, però diciamo che va bene, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Adesso io mi regherò e vi darò un consiglio per coloro i quali vanno in vacanza. I miei liquidi preferiti che porterò in vacanza sono i seguenti. Innanzitutto non deve mancare il Pulside. Pulside is a religion. Quindi io questo lo porto, lo metto e lo porto con me. Poi non deve mancare della Blenfield, Alibi. Anche l'Alibi della Blenfield deve far parte dei miei liquidi che porto in spiaggia in ferie con me. Un altro liquido importante che porterò è il San Diego della Real Pharma. San Diego della Real Pharma, che veramente mi ha stupito in positivo questo liquido. È molto buono, un tabaccoso veramente buono. Poi non deve mancare il Hemingway della De Oro, anche questo è un liquido ad hoc, ed infine della Tisvapo lo Starman. Ecco,
Questi sono i liquidi che io porterò in vacanza con me. Adesso, amici miei, dopo questa recensione così veloce, la quale non vi ho stupito con effetti speciali, vi saluto dedicandovi un'estate al mare, voglia di remare, sotto gli ombrelloni, oni, un'estate al mare, voglia di nuotare, sotto gli ombrelloni, oni, un'estate al mare. Ciao, ciao, amici miei, buone vacanze, ciao.